Buongiorno e ben trovati con ora TG delle 14. In apertura andiamo a Piana degli Albanesi, dove il Presidente della Repubblica Mattarella, insieme al Presidente della Repubblica d'Albania, ha incontrato la comunità locale per parlare di storie di integrazione, ma anche per promuovere la cultura d'Arberesh in Italia. Insieme il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica d'Albania Bajram Begaj a Piana degli Albanesi per una visita alla comunità Arberesh di Sicilia. Il primo incontro in piazza Vittorio Emanuele, poi una visita al Museo della Cultura Arberesh Nicola Barbato, la visita museale. Quindi i due presidenti hanno visitato la cattedrale di San Demetrio Megalomartire, precedendo così la deposizione di una corona di fiori a Portella della Ginestra. Una giornata significativa che rappresenta non solo un segno di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania, ma anche un momento importante per celebrare la comune eredità culturale che affonda le radici in secoli di scambi e integrazioni con la comunità Arberesh in Italia, ha spiegato il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta. Falem miremengjes, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è rivolto ai presenti nel corso dell'incontro a Piana degli Albanesi, un modo per rinsaldare il rapporto tra Italia e Albania, a Piana particolarmente sentito, presente, quotidiano. Gli Arberesh incarnano una storia di integrazione e accoglienza che ha avuto pieno successo, un esempio di come la mutua conoscenza e il reciproco rispetto siano fonte di arricchimento culturale, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tutto questo è strumento di crescita per la realtà, per i paesi in cui vivono insieme le diverse comunità. La storia recente, nella fase di transizione che ha caratterizzato i Balcani, ha visto popoli dei paesi vicini, in particolare quello albanese, cercare nell'Italia la speranza di costruire futuro e prospettiva di vita in un'Europa unita, senza più divisioni. Capisaldi dell'amicizia tra Italia e Albania sono i valori di libertà, indipendenza e democrazia, testimoniati dalla comune appartenenza all'Alleanza Atlantica e in prospettiva all'Unione Europea, verso cui l'Albania di oggi guarda con legittima aspirazione a divenire presto parte integrante. L'Italia, ha detto Mattarella, è e continuerà a essere convinta sostenitrice di questo approdo da realizzare velocemente per l'intera regione dei Balcani occidentali, perché la prospettiva nella quale il popolo d'Albania e quello d'Italia si muovono è quella europea. E ritroviamo questa prospettiva nelle parole del grande scrittore albanese recentemente scomparso, Ismail Kadare. Non ci sono altri continenti possibili per gli albanesi se non l'Europa. Facciamo nostre le sue parole. Valgano per l'Albania, valgono per l'Italia. In mattinata i due presidenti erano stati accolti dal presidente della regione siciliana Renato Schifani, dal sindaco di Palermo Roberto La Galla, dal sindaco di Piana degli Albanesi Rosario Petta e successivamente a Portella della Ginestra, dove Bajram Begaj e Sergio Mattarella hanno deposto una corona di fiori al memoriale delle vittime dell'eccidio del 1947, quando la banda di Salvatore Giuliano sparò contro una folla di contadini che erano riuniti per celebrare la festa dei lavoratori, provocando 11 morti e numerosi feriti, anche da una delegazione dei familiari delle vittime. Il processo Open Arms, nel giorno della penultima udienza, la Lega in piazza a Palermo a sostegno di Matteo Salvini, per il quale la procura ha chiesto 6 anni di carcere. Sono da poco passate le 9:30. Da una parte al Paiarelli arriva Matteo Salvini per prendere parte all'udienza. Insieme a lui il suo legale Giulia Bongiorno. Da un'altra parte della città, in piazza Politeama, iniziano a radunarsi i parlamentari della Lega, giunti a Palermo per sostenere l'ex ministro dell'Interno, oggi vice premier, imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio nel processo Open Arms. Difendere i confini non è un reato, anzi è giusto e doveroso per un ministro, e Salvini ha portato avanti quella che era una linea di tutto il governo, e quindi speriamo che cose vadano bene, insomma. Noi siamo fiduciosi, perché bisogna sempre avere fiducia nella magistratura, e quindi continuiamo ad avere fiducia. Poi, detto questo, ci sono molti gradi di giudizio e, ripeto, manteniamo la fiducia nella magistratura. Tra i membri del governo in trasferta a Palermo c'è il ministro dell'Interno Giuseppe Valditara e quello per gli affari regionali Roberto Calderoli, colpevole di aver difeso l'Italia, si legge nella t-shirt indossata dai parlamentari nazionali e regionali della Lega. Noi siamo a supportare un uomo
che quando è stato ministro dell'interno, per il bene di un paese che l'ha votato, ha fatto quello che doveva fare senza creare un problema o un danno a nessuno. Lei ha visto qualcuno che contesta i magistrati, ha visto qualcuno che contesta i giudici? A me non pare, io sono qua da ieri e siamo assolutamente sereni e io sono certa che la magistratura saprà fare la cosa migliore. Ci sembra veramente un assurdo avere oggi un vice premier a processo, naturalmente c'è anche stato all'epoca un voto del Parlamento in questo senso che ha autorizzato questo procedimento, noi però politicamente continueremo sempre a essere a fianco a Matteo Salvini, lo abbiamo fatto sia elettoralmente dando il voto come tanti cittadini alla Lega. Ci aspettiamo che venga fatta giustizia nella misura in cui non sia riconosciuto, non reato, difendere i confini della propria patria. Presente nell'aula bunker del carcere Pagliarelli insieme a Salvini c'è Oscar Camps, il fondatore dell'ONG spagnola Open Arms. E cambiamo argomento, la droga e i suoi effetti sempre più al centro dei fatti di cronaca. Su 8.000 dipendenti da sostanze stupefacenti nel capoluogo etneo, pensate, ben 2.000 assumono regolarmente la cocaina, molti di loro usano il crack per sballarsi, ma i danni sia fisici che psicologici, dicono gli esperti, sono enormi. Il crack, la droga che sta prendendo sempre più piede allargando anche ai giovanissimi la fascia degli assuntori. Una sostanza economica, le dosi vanno dai 5 ai 20 euro, si tratta di sostanze di scarto derivanti dalla lavorazione proprio della cocaina, miscelate a bicarbonato di sodio o ad ammoniaca. In sali si scalda all'interno di pipette o bottigliette di vetro e si inala. I suoi fumi hanno un effetto immediato, pochi secondi e comincia il delirio. Un picco di 10-15 minuti e poi la fase di down che fa scattare la ricerca disperata di una nuova dose per riprovare il delirio di onnipotenza e quell'euforia che tanto piace. I danni derivanti dall'assunzione di crack sono dei danni sia fisici che psichici. Si insorgono frequentemente delle crisi di astinenza e con sviluppo di forte tolleranza all'assunzione della sostanza e quindi una richiesta di dosi sempre maggiori. E per quanto riguarda i danni psichici, noi sappiamo che il crack dà quella sensazione di euforia, di onnipotenza per quei 10-15 minuti, che poi è l'effetto che dà prima di riassumere una nuova dose di sostanza. E sono quindi dei sintomi di forte dipendenza e che possono portare anche ad aggressività. Il crack blocca i canali della dopamina, il neurotrasmettitore del piacere. E noi abbiamo notato che gli assuntori di cocaina sono circa 2.000, però di anno in anno, dal 2012 ad oggi, gli assuntori di crack stanno progressivamente aumentando nel tempo e la fascia dei consumatori si è abbassata anche, diciamo, al di sotto dei 20 anni e coinvolge quindi anche diciamo, dei giovani adulti. Chi entra in questo vortice ne resta intrappolato. Da una fase di luna di miele, la chiamano gli esperti, si arriva ad una vera e propria schiavitù. Si è parlato invece di salute e ambiente questa mattina nel corso di un convegno all'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Qui gli esperti relatori hanno parlato delle correlazioni tra la salute ambientale e quella pubblica. C'è una correlazione tra salute e ambiente spesso sottovalutata e l'analisi al centro del convegno tra specialisti delle varie branche cliniche riunite nella sala Rino Nicolosi dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale su iniziativa dell'ASPE che intende adottare precisi indirizzi di intervento sulla base delle risultanze degli studi effettuati da primari medici specializzati impegnati nello sviluppo di percorsi di prevenzione tenendo conto delle specificità territoriali dei report corrispondenti a fenomeni sociali specifici. Il focus interessa tutta la Sicilia suddivisa per settori, da aree urbane densamente abitate a siti industriali, con particolare attenzione alle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, le più densamente abitate, e le periferie in cui si manifestano criticità ambientali con ricadute sociali e riflessi sul benessere dei cittadini. La situazione peggiora a ridosso dei complessi industrializzati. Salute animale, umana ed equilibrio dell'ecosistema sono legati indissolubilmente. La pandemia da Covid-19 fa da sfondo al convegno in cui sono stati presi in esame criticità e possibili soluzioni, attivando percorsi sinergici tra i vari specialisti nel convegno promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASPE Etnea,
che intende così potenziare gli aspetti multidisciplinari, intersettoriali, con il coordinamento e il confronto tra professionalità che operano in settori diversi della sanità pubblica e della salute ambientale, con strategie di intervento ovviamente condivise. Questo convegno riguarda l'approccio One Health, che in realtà significa l'interconnessione tra la salute umana, la salute animale e l'equilibrio dell'ecosistema. Cioè, finalmente si è capito che bisogna mettere insieme sia la salute appunto dell'uomo con gli animali, e l'abbiamo capito anche con la recente pandemia, che ovviamente ha visto come la problematica ovviamente dell'animale si ripercuote sull'uomo e sulle problematiche anche dell'ecosistema. Cioè la cura dell'ambiente diventa un elemento fondamentale della promozione della salute, e viceversa la promozione della salute non può fare a meno della cura dell'ambiente. La visione del piano nazionale olistico, ovvero l'approccio sistemico inserito nel programma di interventi in ambito regionale, promuove la salute collettiva mettendo a confronto professionalità dei settori ambientali e sanitari con relatori e studiosi di livello che hanno illustrato risultati e obiettivi futuri con l'ausilio di panel esplorativi e previsionali. Sì, abbiamo ritenuto utile soprattutto per gli operatori sanitari organizzare questo convegno, proprio per diffondere questa sinergia tra ambiente e salute, che ormai è diventata indissolubile. Infatti nel convegno sono coinvolti, oltre al Dipartimento di Prevenzione, anche il Dipartimento Veterinario e l'ARPA, oltre all'università e l'ospedali, proprio perché a 360 gradi il problema deve essere affrontato in maniera efficace. E a proposito di salute pubblica e ambientale, formaggi, funghi e uova conservati in cattive condizioni igieniche non idonei alla vendita e senza le necessarie autorizzazioni. I carabinieri della compagnia di Acireale della dipendente stazione di Pedara, con l'ausilio degli ispettori del NORAS, del Corpo Forestale della Regione Siciliana e dei veterinari dell'ASP, hanno condotto un'importante attività in territorio di Tarderia nel comune di Pedara. Denunciato un 65enne del posto per i reati di violazione della normativa in materia di sicurezza alimentare, esercizio abusivo di attività commerciale e detenzione di alimenti in condizioni non conformi agli standard igienico-sanitari. L'uomo è stato controllato su strada mentre vendeva alcuni generi alimentari su una bancarella. Dal controllo è emerso che fosse privo di qualsiasi autorizzazione che lo abilitasse alla vendita di alimenti. Dagli accertamenti poi nei depositi in uso al commerciante, gli investigatori hanno verificato locali fatiscenti, privi di adeguate chiusure, ubicati in un contesto, come vedete nelle foto, di totale degrado. Inoltre i generi alimentari erano conservati in un ambiente circondato da rifiuti di ogni tipo e assolutamente sprovvisto dei requisiti sanitari minimi previsti dalla legge, quindi un rischio per la salute dei consumatori, una potenziale fonte di contaminazioni. Sequestrati circa 500 kg di formaggi tra freschi e stagionati, 45 kg di funghi freschi e 48 uova destinati alla successiva distruzione secondo le procedure previste dalla normativa vigente. E adesso torniamo a Catania, dove è stato completato il restyling informatico dell'aula consiliare all'interno di Palazzo degli Elefanti. La sala del Consiglio Comunale di Catania a Palazzo degli Elefanti in versione 3.0 dopo il restyling informatico appena messo a punto. Nuovi sistemi di informatizzazione grazie ai quali ogni consigliere potrà scaricare direttamente i documenti, le delibere e gli emendamenti, in modo da rendere più fluidi i lavori del Civico Consesso Catanese. Ho 6 diritti di normalizzazione, non era possibile avere dei server informatizzati obsoletissimi, anzi vecchi, che tra non poco rischiavano di far bloccare i lavori del Consiglio perché non più funzionanti. E le stesse riprese che andavano mandate in diretta per essere condivise e appunto viste dai cittadini lasciavano molto a desiderare, ma soprattutto ammodernare un sistema informatico di questa portata vuol dire, faccio un esempio per tutti, efficienza, ad esempio con la fine dell'utilizzo della carta. Ogni consigliere avrà tutto informatizzato, utilizzerà i file, potrà consultare ogni materiale con un risparmio enorme e soprattutto viene data dignità al Senato catanese, perché obiettivamente diventava imbarazzante alcune volte dover sospendere la seduta per disguidi tecnici o perché non funzionasse la diretta o peggio ancora perché non avevamo una piattaforma che in emergenza poteva consentire serenamente una videoconferenza. La videoconferenza lasciava molto a desiderare con questo sistema. Con quali fondi sono state effettuate queste migliorie? Ma questi sono i famosi fondi della Comunità Europea, anche fondi del PNRR, quindi dobbiamo ringraziare ovviamente
consulenti e dirigenti ai servizi informatici che mi hanno collaborato nella scorsa consigliatura, nell'ultimo scorcio di consigliatura da me come presidente, il dottore De Caro e il dottor Italia, l'ultimo dirigente dei servizi informativi, l'ingegnere Passanisi e l'assessore Lombardo, ma va dato atto che senza l'ausilio dell'assessore Parisi e del direttore delle politiche comunitarie Fabio Finocchiaro non avremmo trovato i fondi che non graveranno per nulla sulle casse comunali. E restiamo nel capoluogo etneo, dove oggi sono stati premiati i vincitori della 18ª edizione del Premio Nazionale delle Arti con studenti provenienti dalle accademie di tutta Italia. L'inaugurazione della 18ª edizione del Premio Nazionale delle Arti 2024 a cura dell'Accademia di Belle Arti di Catania, dedicata al tema Comunità dei Saperi. Al bando hanno risposto 25 Accademie di Belle Arti statali di tutta Italia ed un conservatorio di musica. 480 gli studenti per 129 opere selezionate da due giurie di esperti. La cerimonia di premiazione è questa mattina. Sono 13 i vincitori. I premi consegnati al Teatro Massimo Vincenzo Bellini e poi un'inaugurazione della mostra allestita in tre luoghi simbolo della cultura cittadina: Palazzo della Cultura, Fondazione Broadback Arte Contemporanea e Fondazione Puglisi Cosentino per l'Arte. L'Accademia di Belle Arti è stata designata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per organizzare e realizzare il premio, in particolare per la sezione Arti Visive, Arti Figurative, Digitali e Scenografiche e la sottosezione Restauro. Due giurie specializzate per questo premio, che non solo celebra i talenti emergenti delle Accademie di Belle Arti, ma pone il capoluogo etneo al centro di un'importante riflessione artistica e culturale. Catania dunque si conferma punto di riferimento fondamentale nel panorama artistico italiano, dimostrando la capacità della città di connettere la sua ricca tradizione culturale con le sfide contemporanee dell'arte. Attraverso il tema Comunità di Saperi, la città diventa un laboratorio di idee e pratiche artistiche innovative, di saperi nuovi e interconnessi, accogliendo le opere che sfidano le categorizzazioni tradizionali, promuovendo il dialogo tra le diverse forme d'arte. Essere stati scelti per ospitare questo prestigioso evento, ha dichiarato Lina Scalisi, presidente dell'Accademia di Belle Arti di Catania, è per noi la dimostrazione che l'Accademia continua a distinguersi per la capacità di connettere la ricchezza culturale della nostra città con le sfide globali dell'arte contemporanea. Ed è il momento dello sport. I gol di Roberto Inglese spingono il Catania verso l'alto in classifica. Sono già tre le reti messe a segno dal bomber, che spera di ripetersi anche a Foggia. Ha già segnato tre gol in maglia rossa-azzurra, contribuendo alla scalata in classifica della squadra allenata da Mimmo Toscano. Roberto Inglese, attaccante di grande esperienza che ha calcato campi importanti del panorama calcistico, è giunto ai piedi dell'Etna per alimentare i sogni promozione del team etneo. Anche domenica a Foggia punta ad essere decisivo. Sono abbastanza contento, mi serviva un po' di tempo per prendere la condizione, però già come inizio non è male, sono soddisfatto. Abbiamo imparato pian piano a conoscerci e adesso usciranno fuori i frutti del gioco. Lavoriamo in settimana bene, è frutto di un allenatore che ci tiene sempre sul pezzo, quindi è sorprendente, ma è anche frutto del lavoro quotidiano che stiamo facendo con grande impegno e soprattutto grande sacrificio da parte di tutti. Dopo una carriera ad alti livelli, Inglese ha scelto di buon grado di vestire la maglia del Catania. Non sembra di stare in Serie C, perché quando giochi al Massimino davanti a 20.000 persone sembra di aver segnato in Serie A, quindi questo è quello che mi ha fatto scegliere Catania, il progetto, l'ambiente, e dobbiamo continuare così per mantenere questo entusiasmo che è davvero davvero coinvolgente e travolgente. Quando segni in casa è una gioia maggiore, perché sentire il proprio nome gridarlo da 20.000 persone è comunque sempre più bello, però siamo venuti qua per vincere le partite e fare gol, quindi se capitano in casa o fuori l'importante è che si faccia. Ho sempre giocato in tutti i moduli e soprattutto a me piace giocare a calcio, magari non sono uno mai che ha fatto così tanti gol, però comunque mi diverto giocare con i compagni e giocare per i compagni. Ripeto, ho sempre messo il risultato alla fine, non il risultato per me stesso, il gol. Ho sempre messo il risultato della squadra davanti a tutti, e anche il mio modo di giocare lo rispecchio, perché mi muovo tanto,
Poi se mi capita la palla e sono bravo a far gol, ben venga, ma comunque cerco anche di farlo fare agli altri e soprattutto anche con i miei movimenti. Ad oggi è presto per dire dove arriveremo, però i risultati sono di buon auspicio. E con lo sport è tutto per questa prima edizione di Ora TG. Il secondo appuntamento con l'informazione di Rai TV torna puntuale come sempre questa sera alle 19:45. Grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.